Ovvero la regione di Pokémon Brown, altra Akrom molto famosa, Akrom sulla quale probabilmente metterò le mani sopra, se riesco a trovarla ovviamente. Ebbene sì, avevo promesso che l'avrei comprata, ed eccola qui, la nuova cartuccia di oggi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Qualche tempo fa vi ho mostrato Pokémon Prism, una bellissima Akrom per il Game Boy Color, ma che ho scoperto essere il seguito di un'altra cartuccia, ovvero Pokémon Brown. Un po' come in Oro, Argento e Cristallo, anche in Pokémon Prism ritroviamo la stessa regione del gioco precedente, ovvero Region, presente in Pokémon Brown. Ma oggi non siamo qui a parlare di Prism, ma siamo qui per parlare di Pokémon Brown. Piccolo aneddoto di quando acquisti questo tipo di cartucce è che molto spesso, non tutti gli acquirenti lo fanno, ma molto spesso ti permettono anche di scegliere che tipo di cartuccia vorresti. In questo caso in Pokémon Prism ho preso la classica cartuccia del Nintendo, un po' grigiastra, ma che comunque col Prism secondo me aveva il suo fascino, mentre qui ho preso un giallo scuro, quasi oro, per ricordare il Brown appunto. Ma tra le altre scelte c'era anche oro, proprio oro come quella di Oro e Argento, c'era blu trasparente, c'era rossa, c'era nera, tanti bei colori ma che effettivamente non richiamavano il Brown, tant'è che anche questa avrei potuto prendere l'azzurro trasparente, ma ho preferito il colore classico. Come possiamo vedere anche dalla copertina, abbiamo dei Pokémon marroni. E effettivamente l'unico che potevano anche solo lasciare era Eevee. Sinceramente potevano lasciare Eevee e ci facevano più bella figura che riempire tutta la cartuccia di Pokémon marroni a caso. Ma non siamo qui per discutere la scelta logistica della copertina. Siamo qui per discutere del titolo. Pokémon Brown è una Akrom del 2004, poi rifatta nel 2009 ed infine, diciamo, perfezionata nel 2014. Partita con 151 Pokémon, adesso ne conta all'incirca 230. Come abbiamo già detto in Pokémon Prism, ci troviamo nella regione di Region. E nella regione di Region abbiamo anche qui, come in Pokémon Prism appunto, altri 5 nuovi elementi. I 5 nuovi elementi che comprendono Pokémon dalla prima alla quarta generazione sono il tipo legno, il tipo gassoso, il tipo anormale, il tipo vento e il tipo suono. Come per molte altre Akrom in cui non è possibile effettuare degli scambi, i metodi evolutivi sono stati cambiati. Alcuni oggetti che bisognava dare al Pokémon e poi scambiarlo per farlo evolvere, adesso sono diventati effettivamente degli strumenti che li fanno evolvere. Oppure Pokémon che bisognava scambiare per farli evolvere, adesso esiste la Trade Stone, la pietra dello scambio in pratica. Altri Pokémon che ad esempio si evolvevano per felicità, meccanica che nei giochi del Game Boy ancora non esisteva, adesso si evolvono a un determinato livello. Ed infine le varie Evolution si evolvono in determinati punti del gioco. Ora che abbiamo discusso di questa cartuccia, possiamo dargli un'occhiata. Prendiamo il nostro Game Boy SP e infiliamocela dentro. Avviamolo. Intro classica di Pokémon modificata, ma con la stessa animazione. Pokémon Brown. Nuova partita. Ciao. Devi essere nuovo qui. Benvenuto in questa regione chiamata Region. Il mio nome è Timothy, ma puoi chiamarmi Tim. Sono il tutore Pokémon di queste isole. Questo è un Pokémon. Ce ne sono molti di questo tipo in Region. Come ti chiami, giovane uomo? Josh, Stan e Kyle. Non è che questo tipo guarda South Park? Oh, Geko! Non ho mai sentito quel nome prima. Geko è uno strano nome. Ah, era lui che parlava.
Potresti darmi anche a me uno strano nome? Ryu, Ted e Adam. Adam mi piace. Oh, sei bravo! Combattiamo quando ci incontreremo di nuovo. La tua avventura inizia qui, quindi vieni a visitarmi domani. Ci vediamo più tardi. Oh, intro classica da Game Boy, noi nella nostra stanzetta. Ah, che bella. Tutto monocromatico. Ciao madre, vado ad avventurarmi. Oh, una pozione gratis. Eccoti qui, sei in ritardo. Ciao Hawk. Ah no, scusami, Tim. Hai bisogno del tuo primo Pokémon, quindi vieni al mio laboratorio di ricerca proprio ora. Ok, ti seguo. Finalmente è qui, sbrighiamoci. Adam, sii paziente. Ora siete entrambi pronti per il vostro primo Pokémon? Lì ci sono tre Pokémon. Sono all'interno delle Pokéball. Mio nonno era un grande allenatore Pokémon, ma da quando è morto mi ha dato alcuni dei suoi vecchi Pokémon. Quindi stai dando i suoi Pokémon? Sì, quindi vai, Geko. Come sì, stai dando i Pokémon di un uomo morto? Ma non ti vergogni. Abbiamo i classici tre starter, Charmander, Squirtle e Bulbosauro. Penso che vado sul mio classico e scelgo Charmander. Hai ricevuto Charmander. Aspetta, Geko, controlliamo un attimo i nostri Pokémon. Probabilmente ti batterò. Oh no, il nostro primo combattimento. Adam vuole combattere. Vai, attacca. Belle le animazioni del Game Boy, mamma mia. Ah, mamma mia, che culo. Meno male che siamo più veloci noi. Fottiti Squirtle, fottiti. Scusate, mi sono fatto prendere dall'emozione. Yeah, siamo saliti di livello. Cavolo, ho bisogno di allenare questo Pokémon. Beh, mi piace che hanno fatto il rivale di questa generazione meno stronzo di quanto in realtà fosse. Beh, la nostra avventura inizia da qui allora. Non ho trovato un Pokémon, ma ho trovato un ragazzino giovane con il suo Rattata di livello 3, santo cielo. Beh, che dire, le animazioni sono classiche di un gioco del Game Boy, ma mi piace il fatto di come abbiano già cambiato queste piccole cose, tipo il rivale meno stronzo, la differenza delle città. Non mi dispiace. E con questo è tutto anche per l'episodio di oggi. Come ho già detto, collezionare questo tipo di cartucce per me sta diventando quasi un nuovo tipo di hobby. Perché dico questo? Perché un giorno Nintendo potrebbe svegliarsi e fare piazza pulita di tutte queste Acrom, facendole un giorno scomparire dall'internet senza lasciare la più benché minima traccia. Ed effettivamente se facessero sparire le Acrom potrebbero venire in casa mia e picchiarmi perché possiedo la copia fisica. Ma è bello in una collezione del genere possedere questo tipo di cartucce, metterle via e dire wow, quella Acrom era proprio bella. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!